Oggi parleremo del sovraindebitamento delle persone fisiche, non solo di queste, ma il problema è nato riguardo alle persone fisiche. Qual è, da dove nasce il tutto? Dal 2740 del Codice Civile, che in poche parole detta una regola fondamentale, quella della responsabilità patrimoniale. Il debitore risponde all'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti. Questo è un programma anche molto pesante, perché chiaramente, oltre che rispondere ai beni attuali, dice che il debitore risponderà con tutti i beni anche futuri. Qual è il problema? Che se le obbligazioni debiti sono molto più alte del patrimonio, il patrimonio termina, finisce, viene venduto e il debitore rimane con il debito, in teoria per tutta la vita, per sempre, perché salvo casi particolari di prescrizione, che comunque può essere interrotta, l'indebitamento permane per sempre. Quindi che cosa produce praticamente in questi periodi di crisi economica, lo vediamo prevalentemente? Produce quella che si può chiamare morte civile, perché se i beni non sono sufficienti, il debitore viene aggredito, gli vengono venduti magari in maniera esecutiva tutti i beni e quello rimane senza patrimonio, però con l'indebitamento. Questo crea dei gravi problemi sociali, perché il soggetto praticamente è inutilizzabile, perché non avrà poi neanche nessun interesse a continuare a mettere su un'attività, perché sarà continuamente aggredito anche in futuro dai suoi propri debitori. Quindi c'era e c'è tuttora la necessità proprio sociale di offrire una ripartenza, un'altra possibilità a tanti soggetti che si trovano in questa situazione. L'Italia naturalmente non si è distinta per la velocità, siamo arrivati quasi per ultimi. Tutti gli ordinamenti stranieri, sicuramente quelli più avanzati, lo prevedono da tanto tempo, addirittura quelli anglosassoni dall'Ottocento. A un certo punto, praticamente, se qualcosa va male, sono molto più pragmatici. Se qualcosa va male, a un certo punto comunque si riparte, si dà un'altra possibilità. Perché il problema del sovraindebitamento delle persone fisiche, perlomeno prima di questa legge, poteva essere risolto, tentativo, poteva essere fatto in altri modi, e vediamo quali. Allora, in via extragiudiziaria è scritto, cioè il debitore può chiedere una rinuncia al proprio creditore, quella che è la remissione, può chiedere una transazione, cioè un accordo con il quale il creditore rinuncia in tutto o parte al proprio credito. Qual è il problema? È legato alla volontà del creditore, nel senso che il creditore può dire ti pago la metà, per favore annullami il resto, ma se il creditore dice no, chiaramente finisce tutto. Quindi è difficile da gestire, soprattutto quando magari i creditori sono molti. Quindi questa è una via che in teoria, ma molto spesso poi non porta a niente. I soggetti imprenditori, se voi guardate la legge fallimentare, l'articolo 142 prevede una forma di esdebitazione, però riguarda solamente i soggetti, le persone fisiche fallite. E chiaramente chi non può fallire non può accedere a quella forma di esdebitazione, c'è un meccanismo che alla fine della procedura porta alla cancellazione, anche all'estinzione del debito, questo è l'aspetto tanto che qualcuno aveva detto che i limiti previsti dall'articolo 1 della legge fallimentare, che voi avete fatto i requisiti della fallibilità, qualcuno si è domandato ma è un vantaggio o uno svantaggio, cioè sono stati messi a favore o sono... mentre da una parte è stato visto all'inizio come vantaggio, qualcuno ha anche giustamente e correttamente osservato che in realtà possono essere anche uno svantaggio, perché chi non può fallire non si può neanche esdebitare. Non è detto ci sia l'esdebitazione del fallimento, l'avete visto qual è il fallimento, perché il fallimento può anche esserci, durare tutto il periodo e poi finire senza esdebitazione. Il soggetto rimarrà con i debiti che non sono stati soddisfatti all'interno del fallimento, quindi anche questo è un bel problema. Fino al 2006 non c'era l'esdebitazione all'interno del fallimento, quindi è un problema che si sta affrontando non da molti anni, si sta affrontando perché chiaramente il problema dell'indebitamento privato è veramente molto alto. Nella pratica, quindi, come si riusciva fino alla legge di sovraindebitamento a risolvere i problemi di quello che era pieno di debiti e non riusciva a pagarli?
Allora, ci ho messo puntolini, perché chiaramente i sistemi erano sistemi non validi da un punto di vista sociale. Allora, uno era quello, di Dio, quello che si vedeva nella pratica, di per esempio lavorare un prestanomi. Quindi il soggetto faceva un'attività, ma era intestata a qualcun altro, una cosa chiaramente del tutto negativa. Uno dei requisiti fondamentali dell'economia deve essere la trasparenza. Quindi quando ci sono tutte queste forme lì, sono negative. L'altro, ancora peggio, è quello del lavorare, ma non in maniera ufficiale, quindi a nero, quindi ancora, perché altrimenti quello lì non si doveva, se si aveva un reddito, doveva essere colpito dal creditore. Altro ancora, peggio ancora per fare, delle forme illegali, chiaramente lì il problema non c'è, chiaramente di... Oppure, ultima cosa, che si è visto molto spesso, andarsene dall'Italia, andarsene all'estero, dove uno è più facilmente al riparo dall'aggressione dei creditori italiani. Il creditore italiano può colpire un debitore anche all'estero, ma chiaramente molto più complicato. Quindi tutte queste soluzioni erano soluzioni, per modo di dire, erano tutte una peggio di un'altra, e chiaramente a livello sociale si perdeva un soggetto che invece poteva ancora dare una utilità. Perché questa legge più che aiuta sia la persona, ma più che altro la società. Se nella società abbiamo un soggetto attivo economicamente, il beneficio è per tutti, non è solo per lui, perché se questo non è attivo economicamente, non solo non porta ricchezza, non paga tasse, ma poi alla fine dobbiamo assistere a livello sociale. Per cui, soprattutto con l'aumento della crisi, si è posto veramente il problema. È cambiato il tutto con la legge 27 gennaio 2012 numero 3, ma in realtà, come diceva il professor Quagliotti, è stata successivamente modificata, in realtà praticamente è in vigore dal 18 gennaio 2013 la nuova legge con tutte le varie correzioni, perché il primo tentativo non è stato granché valido, nel senso che la legge era scritta veramente molto male, un po' migliorata, ci sono ancora dei problemi, ma diciamo che è solamente dal 18 gennaio 2013 che si può parlare di una legge veramente molto interessante ed applicabile. Con questa legge si introducono nell'ordinamento per la prima volta delle procedure, come dire, di estinzione, come ho scritto, con controllo giudiziario dell'obbligazione dei soggetti non fallibili. Come diceva prima il professor Quagliotti, c'era un mondo che era fuori del tutto, cioè chi non era assoggettabile alla procedura concorsuale rimaneva in questo limbo. Questa legge si chiude il cerchio, quindi ogni soggetto economico può usufruire, e quindi non c'è nessuno al di fuori. Le procedure introdotte, velocemente, poi le guarderemo meglio, sono praticamente tre. Le prime due, diciamo, l'accordo di ristrutturazione e soddisfazione, poi le vedremo meglio, e il piano del consumatore sono, come dire, delle procedure simili al concordato. Facciamo questa similitudine con la legge fallimentare. Poi è stata introdotta la liquidazione del patrimonio, che invece è simile al fallimento, in qualche cosa invece in cui si procede alla liquidazione senza sentire i creditori. Queste tutte e tre sono definite procedure concorsuali. La legge lo fa per, come dire, per differenza. Se andiamo a vedere l'articolo 6,1 della legge, parla di procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, quindi lo fa, diciamo, per esclusione, dando per scontato che anche queste sono procedure concorsuali. Perché è importante l'intenzione? Guardate che nell'interpretazione riuscire a capire che tipo di legge è fondamentale. Qui all'università imparerete, state imparando i principi generali, che sono fondamentali. Quindi imparate veramente bene, perché vi accompagneranno poi per sempre, e sono fondamentali per interpretare le leggi, tutte le leggi. Le leggi sono scritte da persone, sono scritte spesso male, non chiare. Se si riesce ad inquadrarle in degli ambiti, è molto più facile poi nell'interpretazione. Quindi dire che sono procedure concorsuali è molto importante, perché magari a un certo punto dobbiamo sciogliere dei dubbi, e quando ci troviamo ad applicare le leggi, ve lo dico praticamente professionalmente, giorno per giorno, molto spesso ci troviamo a dei dubbi, per cui un corretto metodo di valutazione risolve veramente tanti problemi. Quindi gli strumenti si apprendono via l'università. Molto spesso, mi ricordo anch'io, mi domandavo quando ero qui con voi certe cose a che servivano, queste sfuggono. E magari ci se ne accorge dopo. Cioè, caso non servono quegli altri, ci se ne accorge anche dopo, ma tante altre invece
col tempo poi si riesce a comprendere il motivo, e trovo magari la tomate, e quindi aiutano molto poi nell'interpretazione. Tutte queste procedure sono volontarie, cioè mentre nel fallimento, come sapete, può essere richiesto da qualcuno, queste solamente con la volontà del debitore possono essere intraprese, non sono automatiche, quindi nessuno potrà costringere un soggetto ad aderire a queste procedure. Allora, la legge è composta da tanti articoli, è una legge stranissima perché è stata poi integrata poi con questo decreto legge, quindi se voi vedete la numerazione degli articoli è abbastanza demenziale, direi. Allora, demenziale perché poi dopo ci sono delle numerazioni romane che poi vedremo, veramente assurdo. Allora, da 1 a 5 si parla di usura ed estorsione, perché la legge in realtà, se andiamo a vedere, tratta anche... sono disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione del rimborso per indebitamento. Anche questo è importante perché fa capire la filosofia e l'ambito nel quale è nata questa legge. Forse questo è meglio, si sente meglio con questo. Perché, dicevo, questa legge è nata in un momento in cui praticamente il problema dell'usura era molto sentita, per cui è stata fatta nello stesso provvedimento, e questo riesce anche a dare un po' di idea a livello interpretativo quali sono praticamente certi criteri con cui è stata fatta questa legge. Quindi dall'articolo 1 al 5 diciamo non ci interessa perché parla della estorsione, gli articoli successivi invece parlano della composizione della crisi della sovraindebitamento. Ci sono le disposizioni generali praticamente nella sezione prima, nella seconda sezione c'è la liquidazione del patrimonio, nella sezione terza ci sono le disposizioni conseguenti. Allora vediamo poi i requisiti soggettivi, cioè chi è che può usufruire di queste disposizioni, e qui chiaramente è molto interessante perché la legge parla, l'articolo 6 primo comma e il 7 secondo comma, da i requisiti. La legge dice che coloro non sono soggetti alle vigenti procedure concorsuali. Allora, qui, per prendere qualche istante, allora, la legge, se si guarda il 7,2, parla di caso di non ammissibilità, essere soggetti a procedure concorsuali. Se andiamo al 6 primo comma, dice: al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse, eccetera. Quindi dice il criterio generale è quelli che non sono soggetti né assoggettabili. Allora, qui c'è stato delle discussioni, devo dire a livello teorico, quando si dice non soggetti, possano in qualche modo anche riguardare i soggetti fallibili ma non falliti in quel momento lì, non so se mi spiego, proprio perché la legge, uno dei casi di risoluzione di tutte queste procedure è il caso in cui del successivo fallimento. Allora qualche interprete si è posto la domanda: ma se il soggetto poi può fallire dopo, una volta che ne ha usufruito, ma allora al momento in cui la chiede poteva fallire anche in quel momento lì? E quindi qualcuno addirittura è arrivato a fare questa teoria che tutti i soggetti, anche quelli fallibili, potrebbero usufruirne. Mi sembra un po' una lettura un po' forzata, devo dire, perché non è questa la filosofia della legge, e anche perché se si guarda l'articolo 6,1, che è proprio il primo dove dà il quadro generale, parla proprio di non soggette né assoggettabili, quindi che proprio non hanno requisiti, quindi sgombriamo subito il campo da questo. Quindi sono i soggetti non fallibili, che non mai fallibili, quindi che sono al di sotto, che non hanno i requisiti previsti dalla legge fallimentare. E quali sono, per esempio? Ce ne sono tantissimi, quindi questo è il resto del mondo. I soggetti fallibili nel mondo del diritto sono pochissimi rispetto a quelli non fallibili. I soggetti fallibili sono, come dire, imprese commerciali sopra certi limiti. Quelli soggetti non fallibili è tutto il resto del mondo, quindi qualche centinaio di migliaia di soggetti fallibili, 58 milioni di soggetti non fallibili, quindi l'ambito di applicazione esterna è enorme, è il resto del mondo. Quindi chi è che non c'entra? L'imprenditore commerciale non fallibile perché è sotto soglia, voi sapete l'articolo 1, chi non c'è, esiste l'articolo 1, quindi può usufruire di questa legge. Lavoratori autonomi non è reddito di impresa, voi sapete benissimo, è reddito professionale, quindi non è fallibile, quindi non può
può fallire, quindi può apparire questa legge, gli enti non commerciali, gli imprenditori agricoli, l'imprenditore agricolo, in previsione espressa, alla fine si è introdotto un meccanismo diciamo di procedura concorsuale anche per questi soggetti. E guardate che è importante, perché gli imprenditori agricoli erano al di fuori della legge fallimentare e quindi erano però alla mercé dei loro creditori. Quindi con questa legge si riesce a disciplinare situazioni di insolvenza, a volte anche abbastanza gravi, perché l'imprenditore agricolo può essere anche molto dimensioni molto rilevanti. Poi per esempio le start-up innovative, questa è la legge di qualche anno e mezzo fa, c'è una disposizione ad hoc. Poi in questa legge si parla anche del consumatore. Il consumatore, allora si parla di consumatore, si parla innanzitutto di persona fisica, mentre questa soggettabili a questa legge ci sono anche soggetti collettivi, gli enti non commerciali, le piccole società per esempio, al di sotto della... Quando si parla di consumatore invece si parla sempre e solo di persona fisica, quale che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale che interviene. Quindi questa è la definizione del consumatore, che è importante, lo vedremo dopo, perché il consumatore è una sottospecie a cui sono riservate una procedura particolare, devo dire, anche di forza. Allora, i soggettivi si sono visti, requisiti oggettivi, allora, essere in stato di sovraindebitamento, ma che significa? Ecco, qui la legge ha dato pochi parti in cui è stata sovracchiata, ha dato una definizione efficace. E guardate che a livello intuitivo e teorico può essere facile, sovraindebitato è facile definire, quando poi andiamo un po' a stringere invece possono sorgere delle difficoltà. La legge dà una definizione a mio parere chiara: perdurante squilibrio, quindi non momentaneo, ma che dura nel tempo, tra obbligazioni assunte, quindi indebitamento, e patrimonio, ma quale? Quello prontamente liquidato per farvi fronte, perché il patrimonio, e noi lo stiamo vedendo nei primi casi pratici, può essere anche nettamente superiore ai debiti scaduti. Questo è un caso classico, lo potete immaginare, patrimonio immobiliare che non è prontamente liquidabile, quindi con un indebitamento magari più basso del valore teorico dei beni immobili che un soggetto ha, e quindi non essendo prontamente liquidabile, quella è una condizione di sovraindebitamento. Prontamente liquidabile si intende denari o altri mezzi, diciamo, facilmente vendibili senza particolari difficoltà. Qui non c'è una definizione, attenzione, voglio spendere altre due cose. Allora, prontamente liquidabile può essere anche un immobile, dipende dalle condizioni storiche e dalle condizioni di mercato. In questo momento direi che un bene immobile, con la crisi generale, con la crisi del mercato immobiliare, si può tranquillamente considerare un bene non prontamente liquidabile. Allora, tutta questa che deve comportare? Una rilevante difficoltà di per l'obbligazione, quindi deve essere qualcosa piccolissimo, deve essere di rilievo, anche qui non si sa quant'è, ma comunque insomma, un piccolissimo, oppure, l'altro caso, proprio quello definitivo, la definitiva incapacità da rete, quando proprio comunque il soggetto non è momentaneo, ma è proprio definitivamente, quindi quando magari il patrimonio non c'è più, è completamente insufficiente. Chi è che non può accedere, quindi, si è detto un po' prima, allora, chi è soggetto, o meglio, assoggettabile ad altre procedure concorsuali, quindi tutti quelli che entrano nella legge fallimentare, chi ha utilizzato queste procedure per 5 anni, chi ha visto l'annullamento di una procedura di sovraindebitamento negli anni precedenti, chi presenta domanda ma non fornisce tutte le informazioni necessarie, quindi il consiglio di gestione di la situazione economica e patrimoniale. Chiaro, chi fa una domanda deve porre in grado i soggetti che la esamineranno, l'organismo composizione della crisi e poi il giudice, devo dire anche il creditore, tutti i documenti necessari per valutare. Allora vediamo un po' più in particolare quali sono questi strumenti. Allora, il primo, diciamo, più generale siamo accorti di composizione della crisi. La legge dice, qui siamo al 7,1, è un accordo di ristrutturazione di debiti. La legge dice di soddisfazione dei crediti, quindi in realtà è uno sbaglione, perché i crediti si incassano. Se fai soddisfazione dei creditori o soddisfazione dei debitori, quindi lo sbaglione, che il creditore non si vede proprio come si possa soddisfare, attraverso qualsiasi forma.
ricorda molto il concordato, se l'avete presente. Quindi io posso ristrutturare, quindi cambiare scadenze, posso prevedere uno stralcio, un pagamento, io ho detto di 100, posso prevedere il pagamento di 70, posso il pagamento di 50, posso dire a questo debito invece di la scadenza che ora lo pago tra 5 anni, diciamo, si possono fare varie proposte e la soddisfazione può essere in qualsiasi forma. Quindi qui si apre un po' alla fantasia di quello che dispone questo accordo. Naturalmente il piano deve avere alcuni contenuti minimi, è chiaro, deve prevedere le scadenze e delle modalità dei pagamenti, è chiaro, ci posso dire ti pagherò in un tempo indefinito. Come devono essere fatti i pagamenti? Naturalmente deve prevedere, naturalmente deve essere un po' anche nel concordato, allora, il pagamento dei pignorabili. Allora, i crediti pignorabili sono alcuni crediti che il codice civile e il codice di procedura civile prevedono. Quindi questi crediti vanno comunque pagati, crediti alimentari, eccetera, eccetera, ci sono diversi. Poi nella pratica magari si vedono qua, ma questi vanno comunque pagati, quindi questi sono al di fuori del piano. E naturalmente il pagamento integrale dei tributi dell'Unione Europea. Noi, come sapete, siamo un paese ormai sotto tutela da parte dell'Unione Europea, per cui si può fare tutto, ma quello che l'Unione Europea deve scuotere lo vogliono, quindi hanno detto. E quindi la legge italiana deve per forza non prevedere assolutamente deroghe alla normativa europea, agli impegni europei. E quindi tutto quello che viene fatto i tributi all'Unione Europea vengono pagati. Quindi prevalentemente IVA, poi ce ne sono anche altri, ma quello più importante è l'IVA. E anche le ritenute fiscali, perché qui c'è un altro motivo, le ritenute fiscali sono quelle operate praticamente dal soggetto, non so, il meccanismo, la ritenuta fiscale del bene, il soggetto che paga un altro soggetto, una parte di questo del pagamento lo trattiene e lo versa allo Stato. È stato ritenuto, siccome vengono ritenute somme non sua, perché praticamente un sostituto d'imposta, non è stato ritenuto possibile stracciare questi beni, perché in realtà sono somme di pertinenza dello Stato. All'interno poi di questo piano ci sono dei contenuti eventuali, come dice la legge, possono essere previste delle classi, come concordato, quindi le classi lo sapete, quindi si possono trattare in maniera differenziata ai creditori, con delle proposte differenti, possono essere previste le garanzie, se diciamo, i mezzi a disposizione non sono sufficienti, può essere indicata la modalità di liquidazione dei beni, se i beni sono particolari nel piano può essere detto con come venderli. Può essere prevista, e qui si entra in un caso un po' più particolare, forse avete visto nel concordato, la falcidia dei creditori predatizi. Allora, voi sapete che i creditori predatizi tendenzialmente devono essere pagati per intero. Quindi, per esempio, il creditore ipotecario, un immobile, ipoteca 100, valore del bene inferiore a 100. Allora, fino a qualche tempo fa dovevano, praticamente anche nel concordato, doveva essere pagato per l'intero, questo creava dei grossi problemi, quindi chiaramente di fronte a un bene che valeva meno del valore poi di mercato. Poi sia nel concordato che anche in questa legge è stata prevista la falcidia quando il valore di quel bene, la liquidazione del bene, è inferiore al credito. Quindi è prevista anche la falcidia, ci sarà un meccanismo simile, se vi ricordate, alla relazione articolo 160 del concordato preventivo. Qualcosa di più. Poi niente, può essere previsto la cessione dei crediti futuri, eccetera, eccetera, solo vorrei. La lezione a che ora finisce? Qua si è previsto l'intervento di un terzo garante, se chiaramente non sono sufficienti i mezzi per partire la proposta, il garante naturalmente se poi garantiscono devono firmare anche loro una specie di dimissione. Allora, deve essere presentato in tribunale questa proposta praticamente, dove il soggetto risiede o dove l'attività, dove c'è l'attività principale dell'impresa, deve essere depositata la proposta, l'elenco dei creditori dovuti, l'elenco dei beni, gli atti dispositivi più degli ultimi 5 anni, cioè se questo deve indicare se questo ha fatto delle vendite, per esempio, mobili, eccetera.
dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni e l'attestazione dell'OCC, l'organismo di composizione della crisi, poi ne parleremo meglio, di fattibilità del piano. Poi le regole delle spese correnti di sostentamento proprio della famiglia, l'indicazione dei componenti del nucleo familiare, non ci chiediamo lo stato di famiglia, per sapere praticamente quali saranno le spese del soggetto per vivere. E l'imprenditore commerciale deve anche depositare il scrittore contabile degli ultimi 3 esercizi con, anche questo è un altro sbaglione, con dichiarazione dell'attestazione di conformità originale, cioè l'imprenditore deposita gli scrittori originali, è un po' lì qui c'è scrivere che sono conformati originali, io capisco che cosa significa lo sbaglione. Tra l'altro è abbastanza strano che si depositano le scritture senza una disciplina che dice esattamente cosa poi il tribunale restituirà, immagino. L'imprenditore si va avanti, ha bisogno di scrittore contabile, questo non sbaglio. Deve essere comunicato poi a Equitalia, ai comuni e agli enti locali. E molto velocemente, praticamente una volta depositato questo accordo, il giudice analizza se c'è velocemente la forma e sostanza, quindi se è avvenente alla legge, fissa un'udienza di 60 giorni. L'organismo della composizione della crisi comunica ai creditori questa proposta e la data fissata dal giudice, entro 40 giorni, entro 10 giorni dall'udienza i creditori votano. Qui è un meccanismo molto strano, perché mentre nel concordato, se vi ricordate, tendenzialmente si vota l'udienza, l'adunanza dei creditori, i creditori arrivano lì, si discute la proposta e si vota, e poi c'è addirittura 20 giorni successivi, se vi ricordate. Qui invece si vota 10 giorni prima. Io ho scritto udienza anche se non si sa, perché i creditori l'avevano votato prima, si possono a questo punto contestare, però ha poco senso, sinceramente è un altro sbaglio di questa legge. Una volta passata l'udienza, l'OCC trasmette ai creditori una relazione sui consensi, dicendogli praticamente come è andata la votazione e allegando nuovamente il testo dell'accordo che avevo già detto prima, che le due volte. Entro 10 giorni i creditori possono contestare la proposta, poi l'OCC ritrasmette tutto al giudice, compreso l'attestazione definitiva di fattibilità, e entro 6 mesi deve essere omologato. L'omologa è il meccanismo, come nel concordato preventivo, con cui il tribunale, quindi mette il sigillo, approva definitivamente, quindi da quel momento lì ci sono tutti gli effetti giuridici. È un meccanismo particolarmente intricato, quando si doveva essere fatto molto più semplicemente. Comunque, così è. Allora, velocemente, allora, per andare su altre cose. Allora, il decreto del giudice che fissa l'udienza dei creditori deve essere soggetto a pubblicità. Se è imprenditore nel registro delle imprese, come sapete, è quello dove ci si iscrivono tutti gli atti per la pubblicità. Se ci sono dei registri immobiliari anche lì, perché chiaramente se ci sono degli immobili, perché questo cosa vanno i prezzi, sanno che quel soggetto su quell'immobile praticamente ha presentato questo piano, questo è per evitare che sia sottratto il bene per la garanzia dei diritti. C'è la sospensione degli interessi legali convenzionali, possono essere inibite praticamente le azioni esecutive individuali sui beni e l'acquisizione dei titoli in relazione a questo è qualcosa simile a concordare, giustamente c'è un problema anche in questo. Si sospendono le prescrizioni delle decadenze, fino a che non c'è l'omologa, questo è qualcosa simile a concordato per il direi andiamo avanti, che è una votazione dei creditori che ho già detto, qui c'è il meccanismo come nel concordato da qualche mese a questa parte del silenzio assenso. Chi non dice niente si presume favorevole. Questo ha molto cambiato le sorti anche del concordato preventivo e anche di queste procedure qui, perché molto spesso i creditori non votano, per cui prima si consideravano il concordato negativo invece era positivo, quindi questa c'è una grande differenza, magari in queste procedure non tanto perché i creditori sono pochi e quindi magari si faranno anche vivi, mentre nel concordato poi da quando concordato un centinaio e centinaia di creditori, per cui molto spesso la maggior parte non si fanno vivi. Chi è che non votano? Allora, per essere approvati il 60%, la legge prevede questo, quindi noi 50, 60, motivi non lo sappiamo. Chi non vota? Naturalmente i creatizi che sono soddisfatti al 100%. Questo è chiaro, perché chi viene pagato per intero non partecipa a questo
alla proposta, lui non è influente a come fornire il concordato preventivo, non votano quelli che sono soddisfatti per l'intero, perché loro non sono toccati nella proposta, non rinunciano e non hanno una, non sono colpiti dalla falcidia del concordato. Il codice del debitore sovente a fini di appaturato, questo è intuibile, e neanche chi ha acquistato praticamente dai loro crediti da meno di un anno. Sono meccanismi simili al concordato preventivo per evitare che si riesca a manovrare le maggioranze. Come cambiare l'omologazione, praticamente il giudice delegato, una volta fatto tutto questo, verificato che ci sono state maggioranze, quindi l'unità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti pignorabili e dei crediti fiscali, condotto l'eventuale giudizio di convenienza, il cram down, non so se l'avete visto nel concordato preventivo, cioè il meccanismo per il quale un creditore che è dissenziente, come dire, non gli viene accolta se comunque questa procedura non è peggiore dell'alternativa praticabile, per cui praticamente se non c'è comunque interesse a una via alternativa, anche se non è d'accordo, gli viene fatto ingoiare il cram down. Vedete un po' meglio nel concordato. Qual è l'effetto di tutto questo? L'esdebitazione. Allora, dice la legge che l'accordo omologato, non c'è l'accordo, è efficace per tutti i creditori anteriori alla pubblicità dell'accordo. Questi creditori non possono iniziare a proseguire azioni esecutive individuali, iniziare a proseguire azioni cautelari, acquisire diritti di liberazione. Quindi, diciamo, ho scritto, osservato, il debito rimane, ma non è azionabile. Quindi, come dire, più che esdebitazione rimane un credito, ma è potenziale. Allora, qui va fatto un piccolo passo indietro nella procedura civile. Allora, il creditore può agire esecutivamente sui beni del debitore. La legge rimette a disposizione degli strumenti per andare a colpire i beni del debitore. Tramite poi vendite, cioè la procedura civile ha qualche centinaio di articoli su tutte queste modalità. Se uno chiaramente non può usufruire dell'azione esecutiva, chiaramente non può far valere questo credito, quindi è come se avesse le armi spuntate. Per cui, come dire, il credito rimane, ma non può essere fatto valere. Azioni cautelari, quindi sequestro atto, diritti di liberazione, trasformare il credito da chi dovrà fare, per esempio, un privilegiato, con per esempio l'iscrizione di un'ipoteca volontaria, eccetera. Tutto questo è inibito. Quindi il credito rimane, ma non può essere azionato, quindi è questo non ci fosse. Allora, questo accordo, oppure del concordato, ricordatevelo bene, non pregiudica i diritti di chi? Per esempio dei fideiussori, che obbligati dei fideiussori, se il soggetto è rappresentato solo indebitamente. C'è un soggetto che ha dato fideiussione, io creditore di questo soggetto posso chiedere per l'intero fideiussore. Quindi il fideiussore non deve temere nulla. Poi magari farà anche lui a sua volta una procedura di solo indebitamento, sì. Non è in grado di pagare, però tutti questi soggetti, neppure nel concordato, non sono toccati dal meccanismo di esdebitazione. Questo è molto importante. Allora, la fase post-omologa viene sotto la vigilanza dell'organismo di posizione della crisi. Se c'è necessità di un liquidatore, su indicazione dell'OCC viene nominato, cioè qualcuno che vende i beni, qui è obbligatorio. Se ci sono beni sottoposti a pignoramento. Il pignoramento, forse voi non sapete che cos'è, ma è l'inizio dell'azione esecutiva. Chi deve colpire un bene di un debitore, la prima cosa da fare è il pignoramento, l'inizio dell'azione esecutiva. Quindi praticamente la legge dice, se siamo in questa fase, quindi se quel soggetto indebitato ha delle azioni esecutive già in corso, perché il pignoramento è l'inizio, quindi è una situazione ancora più pericolosa, quindi è una situazione che bisogna ancora più tutelare i creditori, quindi si nomina un soggetto che liquida questi beni. Allora il liquidatore farà gli atti dispositivi, le vende sulla base a quello previsto nel piano, poi sospende, il giudice controlla sempre, come prima di farmi mettere il concordato, se c'è qualcosa, se ci sono dei motivi gravi giustificati per sospendere. Se il soggetto indebitato compie degli atti, questi sono inefficaci. Però qui si deve da perdere un po' di tempo, ma lo perderemo. Gli atti si possono poi sapere che c'è la nullità, la nullabilità, questa è l'inefficacia. Vuol dire che l'atto esiste, va bene, ma non è efficace nei confronti dei creditori anteriori. Cioè il creditore anteriore è come se non fosse stato fatto l'atto.
siamo una delle questioni giuridiche che sorvolo perché è abbastanza di fuori dalla lezione di oggi. Si può chiaramente codificare l'accordo posto omologa con un meccanismo simile a quello già passato. Revoca o cessazione per vari motivi, se ci sono atti o frode, eccetera. Siamo molto simili a quelli del concordato preventivo, che direi di saltare, tanto poi le slide sono già pubblicate su questi siti che vi ho detto. L'annullamento, quindi anche questi sono dei casi abbastanza simili, chiaramente quando si scopre che c'è qualcosa che era stato nascosto, per esempio degli elementi rilevanti, sia sull'attivo sul passivo, sottrazione di attivo, dissimulazione, eccetera. Risoluzione e così via. Allora, piano del consumatore, ecco, andiamo su qualcosa che diciamo ha molto colpito e sta trovando anche le prime applicazioni. Allora, il consumatore rappresentano le persone fisiche, va bene? Solo persone fisiche, quindi non è tipo detto, qualcosa di particolare per loro. È un sottinsieme della procedura, perché il consumatore può sia andare sempre all'accordo di composizione della crisi che si è visto prima, oppure accedere a questa sua specifica procedura di composizione, diciamo, a lui direttamente indicata. Naturalmente il tutto semplice, come sempre la definizione della crisi, in questo caso qui, con gli stessi contenuti, con in più però qui l'organismo di composizione della crisi deve fare alcune cose in più. Ed è importante, qui va capito bene che questa è una cosa fondante, allora il piano deve essere, mentre nell'accordo di ristrutturazione uno può fare qualsiasi proposta, quindi se anche un patrimonio, una parte potrebbe anche non offrirlo ai propri creditori, lo votano, quindi saranno loro e diranno se sono d'accordo. Il piano del consumatore invece, dice la legge, deve essere più conveniente rispetto alla liquidazione. La liquidazione, che è quella prevista da questa legge, coinvolge tendenzialmente tutto il patrimonio. Quindi praticamente a grandi linee si può dire che il piano del consumatore deve coinvolgere tutto il patrimonio, cioè il consumatore non può scegliere se tenere fuori qualche bene, ma deve offrire tutto quello che sarebbe, che entrerebbe poi nella liquidazione. Quindi tendenzialmente tutti i patrimoni, poi in realtà qualcosa rimane comunque fuori lo stesso, le necessità alimentari, eccetera. Però tendenzialmente tutto il patrimonio. Questo è importante, lo vedremo dopo perché. Quindi questa relazione dell'OCC, che è una relazione particolareggiata, che fa perché praticamente si arriva, il piano del consumatore ha una grande differenza rispetto all'accordo. Non è prevista la valutazione dei creditori. Questo poi lascio un po' stupiti. Io mi ricordo una volta che l'ho letto, ma qui mi è sfuggito probabilmente qualcosa, quindi ho fatto reset e sono ritornato in cima al paragrafo riletto. E non è prevista la valutazione dei creditori. La relazione di accompagnamento lo conferma, per cui non è un errore di lettura, è così. È la prima volta che in un meccanismo, diciamo, concordatario non c'è la votazione. Quindi i creditori lo subiscono. Perché? Perché c'è questo? Perché poi alla fine c'è un motivo che torna anche abbastanza per plausibile. Perché è la migliore soluzione. Nel senso che al creditore si dà tutto quello che possono prendere. Quindi il creditore non è che può prendere qualcosa di più in altri modi, è per quello che non vota. È comunque il massimo ottenibile. Il massimo ottenibile è la testa poi. CC, quindi c'è un meccanismo formale di attestazione, lo dice il debitore. Quindi vi si dà tutto, il concetto è prendi tutto il patrimonio, mi libero dal debito, perché più di tutto non posso dare. Questa è proprio la filosofia della legge. E questo è molto importante perché consente di risolvere anche situazioni gravissime, cioè casi di persone con patrimonio bassissimo, quasi nullo, o nullo, con invece indebitamento anche molto alto, perché questi vini, nel caso di servizio a Venezia, erano in caso di morte civile, ne conosco io diversi professionalmente, come dicevo prima, il consiglio migliore che si può dare è andare all'estero, andare via dall'Italia. E tra l'altro l'imprenditore anche Balbi, posso anche dire, che sono andato all'estero e hanno fatto qualche storia di successo, cioè non conosco io, mi dicevo appunto che in Romania hanno messo su una fabbrica più di 100 operai, stanno lavorando e sta andando molto bene. Se questo era l'Italia, probabilmente qualche cosa va, avrebbe potuto farlo. È quello che si sta perdendo
tantissimi imprenditori. Allora, l'OCC fa questa relazione importante da legale praticamente, deve indicare, allora, innanzitutto si guarda su quella meritevolezza, quindi se questo non sarà, quindi deve essere causa dell'indebitamento e la diligenza del consumatore ad assumere volontariamente i debiti, sono aspetti un po' troppo moralistici, nel senso, comunque l'OCC deve un po' valutare come questi debiti sono sorti, perché se questo se l'è salito giocando probabilmente alle slot, probabilmente non è meritevole, insomma, tendenzialmente dovrebbe avere dei motivi un po' più meritevoli, quindi i motivi per cui non riesce a pagare, e qui nella pratica si vede casi anche terribili, nel senso malattie di persone che stanno nelle case anche incapaci, magari quando è stato assunto il debito proprio la prezzo di lavoro, c'è stata una malattia, c'è stato qualche metodo. E come dicevo prima, il resoconto sulla compresa di documentazione sulla probabile compresa del piano rispetto all'alternativa di obbligazione. Quindi questo è in più, lo CC lo fa fare in più del piano del consumatore. E le fasi operative sono abbastanza simili, solamente che diciamo non c'è la fase della votazione, ovviamente, perché il giudice, una volta esaminato tutti questi documenti, questa attestazione, il creditore non vota. Passiamo alla terza procedura, che è quella della liquidazione del patrimonio praticamente. Allora, questa innanzitutto è alternativa all'accordo del piano, addirittura nella prima versione non c'era, poi si sono accorti che ci mancava una via d'uscita dove non era possibile fare le altre due, mancava un'ipotesi residuale, e quindi hanno messo, non mi pare opportunamente, questo meccanismo che si chiama liquidazione del patrimonio. Allora, come concetto è molto simile al fallimento, quindi qui ci aiuta, va bene, perché come dire, segue molto l'ispirazione del fallimento, anche perché chiaramente è una liquidazione concorsuale che non può non somigliare. E questa può derivare anche direttamente dal debitore che chiede questa subito, oppure la conversione dell'accordo piano quando per vari motivi patologici non può andare avanti. Questo è questo caso qui, chiaramente disposta con decreto del giudice, ovviamente, ma comunque non avviene mai d'ufficio, cioè ci vuole sempre l'istanza del debitore e dei creditori che convertono l'accordo o il piano della liquidazione. Proprio il concetto di tutti questi meccanismi non c'è più, non decide il giudice di passare da un all'altro, ci vuole sempre la volontà delle parti. Anche qui c'è una domanda, ci sarà bisogno dell'organismo di protezione della crisi che assiste con il debitore. Non sono compresi nella liquidazione, cioè il debitore, questi crediti aventi carattere di metà di mantenimento, questi diciamo neanche gli altri due tendenzialmente, i crediti alimentari non sono soggetti alla tutte queste procedure, neanche alla falcidia degli accordi e del piano, nel senso il debitore divorziato che deve pagare gli assegni al coniuge, quelli lì non sono soggetti a falcidia, cioè fuori tutti questi. Gli obblighi di mantenimento previsti dal codice civile, questo è all'interno del diritto di famiglia, ci sono gli obblighi di mantenimento, padre figlio, figlio padre, in modo delle situazioni che è in condizioni di bisogno, questi chiaramente vengono tutti esclusi e quindi non sono al di fuori, quindi questi sono comunque al di fuori. Poi importante anche questo, i redditi che il genitore ritrae dalle sue attività nei limiti di quanto gli occorre al mantenimento della famiglia indicata dal giudice, cioè al genitore chiaramente gli si lascia un certo quantità di denaro per sopravvivere. Qui chiaramente si è aperta subito una grande discussione su quant'è il minimo e se ci sono dei meccanismi più oggettivi possibili per stabilire quant'è il minimo, e qui c'è una grande discussione, pensione sociale eccetera eccetera, per vedere quant'è questa cifra. Qui siamo proprio all'inizio della discussione, che sarà ancora lunga. È un concetto, poi alla fine lo decide comunque il giudice, quanto è questo numero. I frutti derivanti del soggetto legale sui mediti dei figli, voi sapete i legali dei genitori, il fondo patrimoniale, eccetera, e i beni, il fondo sicuramente più grande che avevamo visto prima. Anche qui praticamente si passa tramite CC, giudice delegato, si nomina un liquidatore, che è una figura molto simile a quella del fallimento, il quale fa una verifica dei creditori, quindi è stato passivo, forma l'inventario dei beni e comunica ai creditori, quindi al creditore partecipazione alla liquidazione, e poi naturalmente
fa un programma di liquidazione, lo predispone, lo comunica, lo approva lui stesso, lo stato passivo, lui, il giudice praticamente non interviene, lui fa tutto lui, se non ci sono contestazioni praticamente qualche cosa di molto semplificato, alla fine praticamente il giudice, a quello del giudice delegato, su istanza del liquidatore, accetta la completa esecuzione del programma di liquidazione e chiude la procedura. Attenzione, qui c'è una durata minima di 4 anni. Voi direte, ma finché? Perché insomma è tutto un po' complicato, perché praticamente 4 anni è un tempo che si ritiene necessario per cercare di attrarre a questo meccanismo di liquidazione tutta una serie di beni, di redditi che altrimenti in un tempo più breve non ci sarebbero. Quindi questo liquidatore amministra i beni, fa una specie di curatore e alla fine di tutto si arriva alle liquidazioni. Però allora, la grande differenza è che mentre negli altri due piano del consumatore e accordo il meccanismo di esdebitazione c'è con l'omologa e quindi c'è subito e quindi c'è automatico, in questo caso invece si guarda la meritevolezza, ci sono alcune condizioni, alcune delle quali abbastanza come dire, curiose, ora lo vedremo. Allora, abbia compilato a regolare efficace svolgimento della procedura per altre informazioni e documentazione utile, nonché adoperato sempre per lo svolgimento delle operazioni, mi sembra aria fritta, nel senso che il discorso generale non abbia oggettivamente ostacolato. Poi, non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura, mi sembra che sia ottimo preso in quello prima, ma qui ha detto abbastanza poco. Non abbia beneficiato di altre esdebitazioni di 8 anni precedenti alla domanda, quindi si vuole evitare gli esdebitatori seriali, ci sono i serial killer, quindi evitare per 20 anni. Non sia stato condannato per uno dei reati, e questo può essere più capibile. Ecco, la lettera è bellissima, tre volte la lettera mi fa sorridere. Allora, abbia svolto, in questi 4 anni, abbia svolto un'attività produttiva di reddito, ma quale? Adeguata rispetto alle proprie competenze. Quindi se sono un dottore specialista non posso andare a fare solo le pulizie, no, devo fare un'attività consola a quella che è la mia preparazione professionale. E alla situazione di mercato, però se c'è la crisi, però se non riesco a farlo, però posso fare comunque qualcos'altro, qui che cosa vuol dire è abbastanza difficile. E in ogni caso, abbia cercato un'occupazione, deve aver cercato il lavoro. Qui come si faccia a sapere se questo l'ha cercato qui e non abbia rifiutato senza il giustificato motivo con questa idea, questa è veramente un sweet comment, proprio questa idea, aver cercato il lavoro e se gliel'hanno offerto non lo deve aver rifiutato. C'è troppo moralismo qui, ti dovevano effettivamente eliminare queste cose, infatti tutto questo meccanismo, forse salvo i reati, dovevano dare l'esibitazione, sono requisiti che difficilmente poi anche praticamente accettabili, come fa poi lo CC a dire che ha cercato lavoro. Che tutti i giorni sta a controllare, cioè, sta male che fa, gli vado a cercare lavoro, quindi è veramente difficile. È un moralismo secondo me di passare. L'ultimo, che può sembrare una cosa semplice, ma in realtà pone dei grossi problemi, siamo stati soddisfatti almeno in parte dei creditori per titolo, nel caso anteriore al decreto di apertura, cioè pagati i creditori. Allora qui si apre un discreto problema, perché anche nel fallimento c'è qualcosa di simile. Se è solo questo il problema, perché allora, voi sapete che quando si va a fare un pagamento nel fallimento non è che si paga tutti in percentuale, cioè io ho una somma, no, ma devo fare chiaramente il piano di riparto sulla base degli ordini dei privilegi, che è una cosa complicatissima. Tra l'altro nel sito fallimento.it troverete un pregevole lavoro di Vincenzo D'Amico, è un caro amico collega, proprio sugli ordini dei privilegi, in cui li mette tutti in fila, vedete ce ne sono tantissimi. Per cui ci sono i creditori che magari sono pagati per intero, chi in parte e chi magari per niente. Il creditore chirografario, cioè che è quello che non gode di nessun tipo di liquidazione, potrebbe anche non essere pagato. Nel fallimento è stato interpretato che se io magari c'è qualche creditore che non è stato pagato, fatto così, non ho legittimamente, non c'è l'esdebitazione, quindi tendenzialmente ancora lo devo fare 4 anni, perché sono 4 anni, quindi la prima. Il Tribunale di Firenze è di questi giorni, per cui ne riparleremo nel 2018, vedremo questo poveraccio se gli danno l'esdebitazione, quindi ancora è tutto per ora. Poi i casi di esdebitazione quando c'è ricorso al credito corposo e sproporzionato della capacità di misura, anche questo è un discorso difficilmente attivo, difficilmente controllabile. Naturalmente non c'è l'esdebitazione, come dicevo prima, crediti alimentari, risarcimento dei danni da fatti invece nelle stramonti del contratto A, questa è stata una scelta, hanno messo che i risarcimenti di questi tipi qua
non ho capito, questi rimangono. C'è addirittura una scelta politica di alcuni debiti che sono stati tolti. Allora, vediamo questi famosi OCC, se ne è un po' parlato, che sono abbastanza curiosi e come dire, poi possono interessare tutti noi, visto che sperando di non essere interessati come sovraindebitati, diciamo, si tratti di esaminarla come invece professionisti che assistono i soggetti sovraindebitati e quindi come OCC. Allora, è una funzione strana, ibrida, ho scritto, con troppe attribuzioni, perché qui chiaramente fa troppe cose, assiste, fa consulenza, controlla, e quindi quando c'è troppe funzioni la cosa poi crea dei problemi. Innanzitutto la completa istituzione del funzionamento è rimandato al decreto ministeriale, che spesso succede di fare, ancora non l'hanno fatto, non ci pensa minimamente di farlo, questo è proprio sfuggita. Quindi in mancanza di questo comunque si può andare comunque avanti, perché le funzioni possono essere attribuite dai professionisti, quindi anche in forma associata, in dottori commercialisti per esempio, quelli che hanno i requisiti per fare il curatore, nominati dal tribunale, compensi avanti. Questi OCC, che sono degli enti, diciamo, dovrebbero essere costituiti, ma in questo momento ancora non possono essere perché mancano questi decreti, dagli enti pubblici, che sono iscritti in un preso registro per il servizio della giustizia, e gli organismi di conciliazione presso la Camera di Commercio, il segretariato sociale, gli ordini professionali, gli avvocati, dei dottori precedenti, esperti contabili, e non è, possono essere iscritti d'ufficio se lo richiedono. Due o tre cose. Allora, gli organismi di conciliazione presso la Camera di Commercio non si vede. Direbbe qualcuno che ci azzecca, nel senso, la conciliazione c'è tra l'uno e cose uguali. Li devono trovare a lavoro e ce l'hanno messo, parliamoci di altro. Segretario sociale, vabbè, sì, però chiaramente ci vuole delle competenze, gli ordini professionali va bene, eccetera. Si sono scordati dei commercialisti, degli esperti contabili, l'ordine dei commercialisti non esiste, è il dottore commercialisti, quindi il legislatore si è dimenticato. Dottore, quindi se uno... per l'interpretazione stretta è un ordine, non esiste. Allora, quindi devono essere richieste dal debitore, quindi il debitore che installa il sovraindebitamento fa un'istanza al tribunale per chiedere la nomina di un professionista che ha le funzioni di organismi di opposizione della crisi. Che fanno questi organismi di opposizione della crisi? Sono di ausilio nella presentazione del piano, cioè dice la legge, cioè, che vuol dire non si sa bene, ausilio vuol dire aiuto, però non si sa bene cosa, anche perché poi dopo l'OCC lo controlla e attesta la fattibilità, quindi se lo fa è difficile poi che lo attesti, perché non devo subito un problema grosso anche a livello teorico, anche perché poi l'articolo 15 dice che assume ogni iniziativa funzionale o predisposizione del piano di ristrutturazione e risoluzione dello stesso. Io che ho fatto, sto facendo l'OCC, mi domando che devo fare per assumere l'iniziativa funzionale o predisposizione del piano di ristrutturazione e risoluzione dello stesso. Ciò mi mette a disposizione al sovraindebitato, la mia segretaria, un computer che scrive, non so che devo fare, mi spiego come funziona la legge, perché il piano deve, la proposta deve fare comunque il sovraindebitato, e lui è deve dire che sacrificio e che cosa può dare, non la può fare l'OCC d'assistere. Quindi c'è tutta questa figura molto ibrida che poi dopo deve attestare la fattibilità, quindi è chiaro che non la deve fare lui, perché una testa se la fa un altro. Quindi fa tante altre cose poi praticamente, perché propone poi il liquidatore, risolve eventuali difficoltà insorte all'esecuzione del piano, e qui c'è assolutamente anche questo, risolve eventuali difficoltà. Io la legge mi dice risolve eventuali difficoltà, io vi dico sulla base di cosa? Nel diritto si dice sulla base di cosa si agisce. Il giudice penale, c'è un codice di procedura penale, il giudice civile c'è un codice di procedura civile, c'è delle cose, qui le cose non ci sanno. Cioè stanno litigando, sono delle difficoltà e non ci sono incontri, non ci sa. In più di una stanza, in più di una stanza, non sono una battuta. Allora, i giudici delegati e gli OCC possono, per controllare se ci sono tutti i dati, hanno un potere enorme, tra l'altro. Questa legge è la prima legge che dà il potere per niente di accedere a tutte le banche dati esistenti, praticamente a tributare sistemi della Banca d'Italia, tantissime cose da. Dottoressa Chiarugi ha fatto un vademecum, lo trovate sul sito, di tutte le banche dati delle modalità di accesso che sono praticamente impenetrabili prima di questa legge, perché chiaramente per privacy non si può sapere se un altro soggetto ha protesti, ha... Questa praticamente ha completamente la strada e ha anche fatto, ha colpito molto
gli stessi giudici, perché praticamente, per esempio, era un seminario del Consiglio Superiore della Magistratura e c'era un giudice che ha fatto un intervento e diceva che loro hanno spesso problemi, perché per esempio nei divorzi, nelle separazioni sarebbe molto utile avere tutta una serie di dati, ma il giudice in quella sede lì non può accedere, neanche viene nominata a questi banchi dati, mentre qui la legge lo prevede, quindi si può entrare direttamente. Molto utile perché i privati non hanno le contabilità, mentre un soggetto imprenditore, diciamo, i debiti risultano dalla contabilità se è correttamente tenuta, quindi è una grande base di partenza. I privati non c'hanno niente, perché molto spesso è successo, guardate, casi pratici in cui si dimenticavano dei debiti, di alcuni debiti, o proprio non erano a conoscenza comuni, enti di fornitura di servizi, quindi non è per niente facile. Le sanzioni penali direi di saltarle. Ecco, il limite della normativa. Allora, questa normativa, vuol dire, ha fatto un grande passo in avanti. Quello che l'impressione è che avremo, spero, delle altre puntate, nel senso ci dovranno intervenire per migliorarlo, perché è un po' pericoloso, perché il testo non è chiaro, non è organico. Quando dico se la leggerete, il testo anche qui della legge è sul sito, vedete questa opera di l'intervento successivo con le leggi che l'hanno cambiata, hanno praticamente preso un testo difficilmente leggibile. Quando voi vedete una legge che ha tanti mister, qui arriviamo, guarda, io l'avevo visto, al, vi leggo in 14 terdecesimo, qui uno si domanda veramente sulla lucidità mentale di chi ha fatto le filosofie, qui dovevano veramente abolire la legge precedente che fanno anche la legge. Per motivi politici non hanno voluto fare, quindi sono andati ad operare ad entrare le leggi, quindi 14 terdeces è una cosa allucinante, perché noi che ci dobbiamo operare non facciamo le istanze, dobbiamo scrivere ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 14 terdeces, veramente incredibile. Quindi una legge già da questo si vede che è poco organica, non si comprende bene in alcune parti. Questo CC che ha funzioni ibride, nel senso fa un po' tutto, assiste, prepara, controlla, attesta, quindi fa troppe cose. Nel mondo di diritto sapete benissimo che le funzioni devono essere chiare, distinte, separate, ognuno fa il suo, c'è chi fa, chi controlla, e questo funziona tanto bene, così dopo. E quindi questo chiaramente fa troppe cose e ha messo subito in crisi, tanto che praticamente già nella pratica ci sono varie problematiche subito emerse. Molti hanno detto, lo dico anch'io, che doveva essere creata una disciplina semplificata della legge fallimentare. Un tempo c'era anche il piccolo fallimento, poi è stata abolita. Bastava prendere quella, piccolo concordato, piccolo fallimento, ridurre chiaramente gli adempimenti, ed era molto più semplice. Perché era più semplice? Perché si applicava a principi. Eravamo all'interno di una legge ben conosciuta, dal 42 che c'era la legge fallimentare, quindi nonostante un po' di cambiamenti, i principi sono quelli e sono ben assodati. Perché hanno fatto questo? Perché chiaramente qui c'è stata, diciamo, statuta, una pressione di lobbying da parte delle camere di commercio, che chiaramente sono nella lista di essere abolite, Borrenzi praticamente dopo le province del Senato, cioè mi sa che avrebbe un match, io lo spero proprio che la vista non va così, perché sono uno dei più grandi ostacoli allo sviluppo praticamente delle imprese, e questo è qui per trovare lavoro, probabilmente hanno fatto operazione di lobbying e hanno infilato praticamente questi OCC con queste caratteristiche veramente strane, che non si riesce a capire altrimenti come ci si possa essere arrivati. Sono cosa concluso, se me lo lascio qualche minuto se c'è qualche chiarimento. Allora, i siti ve l'ho già segnalato praticamente, sono il sovraindebitamento, mi è bruciato lo stesso, ci trovate le slide, probabilmente trovate anche questo filmato, e fallimento.it che è quello generale praticamente sul fallimento. Tra qualche giorno troverete anche forumprocedure.it che è quello di discussione. Io, ecco, a livello generale, per dire ora se ci sono degli interventi. Allora, io volevo dirvi all'avvocato, cioè, nel documento di conclusione a rischio, l'avvocato si riduce al commercialista, ha un personaggio solo,
Sì, allora, infatti, allora, il dubbio che c'è stato all'inizio, praticamente, questo che fa tutto, in realtà si sta cercando di far entrare questo concetto, cioè che il sovraindebitato ha bisogno di due soggetti. Allora, uno è il proprio professionista, quindi il proprio commercialista o avvocato. Devo dire forse meglio commercialista perché si sta parlando, diciamo che è più affine alla materia commercialista. E l'OCC, perché si deve confrontare con questi. Quindi le figure professionali sono due. Quindi il solo OCC basta. Quindi questo è. Se poi c'era un dubbio una volta, ad esempio, a aprile, la legge, cosa succede nel caso in cui la procedura va ad un fatto fine? Che praticamente si va dalla base di un fallimento di un soggetto non fallito. Allora, qui diciamo una dei casi di soluzione è quando il soggetto, se c'è il fallimento, se il soggetto non fallisce in qualche modo fallisce non si sa come, allora tutte queste procedure cessano e vengono assorbite dal fallimento. Allora il soggetto non fallibile che fallisce, si potrebbe fare una lezione solo su questo, perché c'è tantissimo da dire. Ci possono essere questi casi. No, non si risolve, nel senso che tutti questi cesserebbe la procedura e quindi praticamente parte il fallimento. Ancora chiaramente non si è visto un caso grave. Tendenzialmente questi soggetti non dovrebbero fallire, quindi ancora sì, ci sono visti, però. Quindi bisognerebbe il soggetto in fallimento, secondo me dovrebbe obbligarsi con tutti da dentro, il soggetto non fallibile, caso agricolo, caso privato, caso di impresa familiare, la procedura non va a buon fine, non può fallire. Allora, non può fare il fallimento e ritorna alla situazione quante, cioè, prima. Allora, tutte queste procedure, ritengo, sono, come ho detto, volontarie, tendenzialmente. Possono essere, a mio parere, anche rinunciate, è un ambito ancora da esplorare. Sono io, sono indebitato, che cerco il beneficio da questa legge. Quindi, se sono io che scelgo questa via, tendenzialmente ci posso anche rinunciare. Avrò i malefici di non avere il sovraindebitamento, cioè di essere esposto con tutti i miei beni presenti e futuri alle azioni dei miei creditori. Ma questo che beneficio dà rispetto a il fallimento, quindi la liquidazione poi di tutti i beni, cioè che decidi te cosa, cioè se per entrare in questa procedura deve comunque avere la liquidazione di tutti i beni, con la liquidazione quale? Allora, il beneficio dato innanzitutto con il piano del consumatore rispetto alla liquidazione è istantaneo, cioè di qualche mese c'è l'omologa e la liquidazione c'è subito, chiaramente se c'è quei requisiti previsti per il piano del consumatore. La liquidazione, c'è l'esdebitazione, ci vuole 4 anni, perché deve durare una durata minima di 4 anni e inoltre ci sono quelle condizioni, aver lavorato, avere eccetera eccetera. Mentre per il consumatore questo non avviene, per cui il piano del consumatore tendenzialmente delle tre procedure è quella migliore, se dice male condizioni. Il concetto è quello, tutto il patrimonio, quale beneficio? Mi libero da debito. Quindi io ho perso tutto, ma perlomeno sono senza debito, posso ripartire. Questa è la filosofia spicciola, pratica della situazione. In questo momento uno perde tutto, senza questo perde tutto e va a debito. E quindi trovo un lavoro, ci colpiscono il reddito, compro un'auto, gli vendono l'altro, cioè compro una casa, quindi quello lì non può più niente. Questo è il gravissimo problema in cui centinaia di migliaia di italiani sono in questo periodo. Siamo all'inizio e praticamente ci sono pochissimi casi, perché dal più di un anno e quindi nei tribunali stanno arrivando i primi casi, ancora non è molto conosciuta, ma penso che nei prossimi anni ne vedremo veramente moltissimo, perché il problema è sotto gli occhi di tutti. Bene, grazie.